E buongiorno mondo. Non è prestissimo, sono le 9:22, parlo piano perché comunque qualcuno nel camper dorme ancora. Siamo circondati dalla nebbia. Io sono praticamente quasi pronto, la Simo si sta finendo di vestire e questa mattina il proprietario dell'area ci porterà a visitare le case grotta, che sono delle case costruite nel tufo. Non so come sarà la gita, spero bella, sicuramente interessante, ve la faremo vedere. Intanto godetevi la nebbia. Ciao! Adesso facciamo di qua una strada e poi al ritorno facciamo l'altra, proprio da bicicletta, da mountain bike. Adesso siamo arrivati all'ingresso delle case grotta di Monbarone, che ci illustrerà con tanto amore. Buongiorno a tutti. Allora, qui siamo in una zona che attualmente, vediamo, sono tutti boschi, ma fino a 40 anni fa erano tutte vigne. E in mezzo a queste vigne c'erano delle borgate, magari avevano 10 o 12 case, chiamiamole case, ma erano praticamente delle grotte. E qui abbiamo una zona che è tufo e tufo sabbioso e con delle vene di pietra, e qui sotto avevano fatto come delle piccole borgate. Una si è salvata per la passione di tre amici che hanno mantenuto i restauri in modo da far sì che siano ancora visitabili. Fanno tutti gli anni un piccolo restauro e sono le uniche che si sono salvate in mezzo a questi boschi, e adesso andremo a vederle. La gente è affaticata dopo una salitina, guardatela là dietro la salita, non ce la fanno più. Mancano ancora 400 metri. Di dislivello o di lunghezza? No, lunghezza, ma sono 100 metri di dislivello. Sul percorso per arrivare alle grotte, ecco che vediamo questo recipiente. Aspetta un minuto, taglia via che manca io. più una fiata. Giovani, voi siete giovani, andate veloce, ma qui è dura la faccenda. Anche parlare poi. Allora, siamo quasi arrivati alla locazione delle grotte e qui abbiamo un recipiente che serviva per mettere il verderame, l'anticritogamico, perché abbiamo detto prima che qui c'erano vigne e nel gergo locale questo si chiama il tre. Ecco perché abbiamo fatto a Castellalfero l'area di sosta denominata Val di Tre, che è praticamente un omaggio a quelli che hanno tolto i boschi per mettere le vigne e poi ora sono diventati nuovi boschi. Importantissimo perché era la cisterna dalla quale si fornivano tutte le abitazioni, e una volta non c'erano pesticidi, quindi l'acqua veniva raccolta sulle strade che c'erano qua e serviva sia per gli animali che per le persone. Questa è l'unica rimasta con l'ingresso originale fatto in pietra, perché qui oltre alla zona tufacea c'erano tante vene di pietra che sono state utilizzate per fare normalmente gli ingressi. Normalmente hanno diversi locali, qui ad esempio abbiamo strumenti che servivano per la lavorazione della campagna che c'era qui attorno. Qui ad esempio abbiamo due mole, là c'è una piccola seggiola per i bambini. Andiamo invece in questo locale, qui abbiamo una stalla. Questo qui è il posto più importante. Certo, naturalmente una borgata non poteva che mancare la locanda. Serviva per quelli che abitavano qua, soprattutto per i passanti e soprattutto i viandanti, le leggere. Diciamo che erano le leggere, erano quelle persone senza carica che girovagavano in tutte le zone. Quindi qui abbiamo la locanda, dove abbiamo ancora
abbiamo qui il tavolo e qui la stufa, naturalmente per scaldarsi ci voleva la stufa con bella scorta di legno. Qui invece c'è uno scaffale ed ecco con la famosa bornia dove si mettevano i funghi, dove si mettevano tante cose per l'inverno. Questo qui era anche importante perché qui era la cantina. C'era la cantina ed ecco qui abbiamo le damigiane, i barilotti, la shop, là c'è una brenta. E la brenta è un elemento piemontese, da 50 litri veniva utilizzata come unità di misura. Quindi in Piemonte non diciamo che abbiamo delle botti da 200 litri, 300, 400 litri, però 5 brente, 10 brente e via discorrendo. Là una volta c'era tutta una serie di repiani dove si mettevano le bottiglie del vino buono ad invecchiare. Adesso entriamo in altri locali dove ci sono delle cose interessanti che illustreremo. Andiamo qui, ecco qui abbiamo una serie di forni. Qui normalmente si metteva una caldera dove si facevano bollire o le bottiglie oppure i vasi di vetro nel quale si mettevano d'inverno i peperoni, si metteva la frutta che era stata cotta. Qui abbiamo due piccoli torchi che servivano per normalmente fare l'olio o di noci o di nocciole. Dopo il bel giro nelle case grotta, siamo venuti a Castel d'Alfero a fare un giretto. E guardate che panorama. Questo è il campo dove giocano a tamburello e adesso andiamo a prenderci un caffettino. E dopo il bel giro turistico con guida d'eccellenza Enrico, siamo ovviamente di nuovo tutti a mangiare e a bere ovviamente anche, quindi buon appetito a tutti. No, lo youtuber famoso è lui. Buon appetito. Ma che cos'è? Lo youtuber famoso è lui. Lui è il famoso youtuber. Beh, certo. Quello con i follower sei tu, non sono io. Quello con i mila follower sei tu. Buono. Ben 2005, ma non sanno di essere. Sono tutti i tuoi... Tutti i miei comprati. More moments later. Ragazzi, io vorrei farvi notare che tutti questi camperisti sono qua in coda solo per vedere il camper più bello del mondo. Dimno di cagazzi. E stanno pagando 5 euro a testa solo per il tour interno del mio camper. Ci ha fatto lo sconto, me aveva detto 10. Io ti porto visualizzatori. 3 hours later. Dalla Val di Treo, Marco, faccia da me, farà la chiusura per il mio video. Game on. Non mi ricordo cosa devo dire. Non devi dire niente, devi solo far la presenza. E già qui ho preso 10 follower. Allora non dico niente, faccio solo la presenza. Ciao a tutti, al prossimo video. Marco ha fatto la chiusura. Oh!